Sta cosa la registro pure per sicurezza. Madonna, Dario, tutto duro. Sì, fortissimo. Aneddoti su questa cosa. Come si vede nel riflesso qua dietro, colui che ha le gambe inutilmente spalancate è mio padre. Mio Ma perché è padre, messo così? io non lo so davvero, mio padre che stava riprendendo il tutto, ok, col cellulare. C'è questo aneddoto che è leggendario, che riguarda Dario, mio padre, ok? Dopo l'intervista, abbiamo fatto un giro in fumetteria la prima volta che andavamo e c'era una statua di Goku Super Saiyan con gli abiti in tessuto che costava 90 euro, faceva cacare al cazzo, erano le Dodd di Mega House, poi costano tipo, poi ho imparato che erano quelle. Mio padre fa: ma perché sta roba che hai vestiti in tessuto così costa così tanto? A me non sembra che valga così tanto. Dario lo sente, lo capta, si avvicina a mio padre e gli fa: ma sa, ma gli abiti sono cuciti a mano e perché c'è sta lavorazione? Mio padre si gira verso Dario e gli fa: ma va a cagare, va, e se ne va via. Io non me la ricordavo Leggendario. così questa storia. Ma Leggendario, a dir poco leggendario, così gli ha incredibile. detto. Sì. Il Veramente il più forte. forte di tutti. Tu Agnese, te come la ti vedo? ricordi la reazione di Dario a questa cosa? Non l'ho guardato, no, non me la ricordo, non me la ricordo per niente, mi ricordo solo sta cosa che è incredibile. Sta aneddoto che è Bello, molto incredibile. bello. Agnese che aveva tipo 9 anni qui. Agnese, guarda, guarda in camera. Questo è un quadro, va appesa sta roba. Diciamo che a un certo punto mi sono svegliato e ho detto proviamo a fare un Guarda, po' guarda il di proprietario, sguardino in camera. E niente, ho dormito e poi cioè non è stata l'ispirazione, è stata una volontà di dire ce la faccio. Dario non voleva scappare. Poi andavo Volevo copiare dritto, il logo. avevo le domande stampate sul foglio. Che forse 12-13 No, anni non fa riesco a guardarlo, non cominciai riesco. a leggere Dragon Ball, Sì, cominciai non me ne a frega un leggere cazzo, Naruto, ero cominciai a duro, leggere duro. Pokémon, Dovevi portare il content a casa, si vede. Ma poi io conoscevo Dario da un mese neanche all'epoca. Ma anche lì è Che tipo, espansione era sì, la quella? sensazione, E quando di ti Yugi era, non ne ho vanno veramente cioè idea, quando era ti viene una periodo domanda 5Ds da già, fare su questa idea, Zexal. niente, però non è Già che non seguivo più. decido con grosso preavviso cosa fare, mi viene Che l'idea, cazzo di. Ma poi mi interessava per qualche motivo un sacco il processo creativo. Mi interessava. ma si sapeva già dove volevi arrivare. Ma mi sa che già qua puzzava di cacca. Credo quella con i monarca se non erro. Mi sa proprio di sì, sai? Mi sa che hai proprio ragione, Mattia. Non so come cazzo ha fatto a Ah, capire. ok. Un vero fanboy, ma fra, lo conoscevo da un mese io, Dario. Ma scusa, ma perché era lì? Perché il proprietario di quella fumetteria, che era Salve, era suo amico. Ah. Era suo amico e andò per fare un sfavore all'amico per attirare un po' di gente, infatti poi quella fumetteria Ah, ma quindi fallì. era annunciata la cosa, non è che tu l'hai No, sniperato col era foglio pronto. annunciata. Era Perché annunciata. altrimenti era grave, Cioè, da ok. pazzi, furiosi. Però i timeskip tocca fare remake intervista, sarebbe bello. Nei momenti, a seconda Al di prossimo quello che evento c'è che lo dietro becchi, a me, quindi queste fallo. idee. No, vabbè, ma non posso togliere tutto questo tempo. Ma come faccio? Ma come Se fa? lo becchi a caso, ovviamente. Ma è difficilissimo. Vabbè, sarebbe. Potrei anche proporglielo Perché se sarebbe arrivo. molto divertente. Lo so, però è un po' complicato. Ho visto i primi 5 episodi, questi 5 episodi non mi sono piaciuti per niente, poi andando avanti vediamo se migliora, per ora non ho grosse La aspettative. domanda incriminata. Scusa, quante Quante anime e manga? Eccola! Eccola! La figlia di Goku! È questa qua! E c'era Rale dietro. Rale, c'era Agnese dietro che leggeva Rale. Oh, è tutto surreale! Ma poi è appoggiata una boccia, la figura. Sì, a caso. E guarda, vede, fa, ma perché costa così tanto? E si avvicina. Leggendario, fra, leggendario. Veramente incredibile. Non ho mai contato, Cazzo però ridi, so, coglione! forse più Ma poi io in di realtà questa intervista avrei dovuto farla con un altro ragazzo che era molto più grande di me, c'era tipo 15 anni, che era andato lì, gli andai verso di lui e gli fai, oh, la facciamo questa intervista? No, no, non voglio, non voglio. Si è cacata addosso. Si cacò addosso, non invece voleva con le farla. palle d'acciaio. Palle d'acciaio, andai e gliela feci. Quanti anni avevi in questo video? 11 appena compiuti. Quando è? 14. No! Avevo 10 anni! Bello, persona menzionata, Dario Moccia! Guarda che foto! Ma che foto Boh. è?
Non ha partecipato alla storia, no, no. Non ha voluto, non ha voluto. C'è questa roba su YouTube poi, persone menzionate. Vabbè. Da tantissimo tempo che lo faccio, quindi non mi sono mai messa a contare. Ho mai letto manga che non ti sono piaciuti? Sì, certo. Ho poi incazzato, guarda che faccia. Sì, sì, era... Ma che domanda è? Hai letto manga che non ti sono piaciuti? Ma certo che sì, è ovvio. Vabbè, ma c'hai 10 anni. Era la domanda del cazzo per un diecenne! Io a 10 anni mi leggevo le enciclopedie e non facevo le interviste. Diciamo che ho conosciuto YouTube quando ho iniziato a fare video, perché appena... Sono tornato al discorso YouTube. Che si poteva caricare video e si poteva comunque condividere il proprio lavoro con altre persone. Sì, sì, 100% Mattia, 100%. Imbarazzo indescrivibile. Grazie a te. Grazie a te, ma grazie a te di cosa? Ecco! Allora, questa cosa è leggendaria. Io, che mi sento in diritto di dover fare lo sponsor a Dario Boccia. Incredibile! Certo. Incredibile! Sub for sub, iscritto, ricambi. Ecco, interessante. Vi consiglio 5 canali, il progetto Unity. Tra l'altro, di questa cosa... C'è un video che menziona il mio canale. Io non ce la posso fare, io mi sento male. Intervista esclusiva allo youtuber Dario Boccia. Incredibile. Mi stai sbloccando talmente tanti ricordi di quel periodo là che... Vabbè, lasciamo perdere. Grazie per questo momento, Manuel, me lo porterò nel cuore. Pure io, bello, pure io.